dal lunedì al venerdì. L'appuntamento giornaliero su 5 Stelle Sardegna, alle 8.30, alle 13.10, alle 19.15, alle 23.50. Die Pro Die, condotto e ideato da Paul De Santi. Die Pro Die, per vivere giorno per giorno la nostra Sardegna. Die Pro Die. In collaborazione con... La Trattoria da Gesuino presenta i gustosissimi piatti, il pesce fresco, le grandi pizze, i vini più ricercati, la cortesia e la simpatia di Gesuino, la riscoperta dei sapori. Trattoria da Gesuino e a Torres 17, Sassari. La riscoperta dei sapori. You, we can talk things over a little time. Buongiorno a tutti, benvenuti e bentrovati qui in Costa Smeralda, esattamente ad Arzachena, come dicevo prima, alla nostra televisione, il paradiso dei VIP. È un onore per noi, ma soprattutto è un onore anche per ospitare appunto tutti voi qui in Costa Smeralda, visto che la nostra, mi pare, prima edizione del Met dell'anno sia partita proprio dalla Costa Smeralda, se non ricordo male, e dopo quindicesimo convegno ci ritroviamo qui in Costa Smeralda, esattamente nelle cantine di Surrau, Vigne Surrau. E siamo ancora in compagnia di Giacomino Arras. Si è parlato comunque durante l'arco di queste chiacchierate di scuola alberghiera, ma poi quanto è importante questa associazione, la Mira, per i ragazzi della scuola alberghiera? È importantissimo, perché quando escono dalla scuola alberghiera vanno direttamente in albergo, ristorante, che sono già, hanno già un qualcosa alle spalle. Ma il maître d'hôtel poi, Presidente, fa la differenza? Certamente fa la differenza, il maître d'hôtel è il padrone di casa, diciamo, del ristorante, perché quando un cliente arriva in albergo la prima cosa che fa, una delle tante cose che fa per primo, è andare al ristorante a trovare il maître d'hôtel, perché tra il maître d'hôtel e il cliente diventa, non diventa cliente e maître d'hôtel, ma diventa anche un certo che di amicizia dopo, di fiducia. Quindi il rapporto più importante è quello che si crea tra il maître d'hôtel e il cliente, cioè quel rapporto di fiducia, cioè di avere la certezza di un certo servizio e una certa qualità. Servizio, qualità, sapere quello che lui riceve. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi, ci fa piacere. Allora, un piatto nuovo per una cantina nuova e un vino nuovo, le pesche di Surrau. Mi chiamo Maffella Fernando e ho presentato queste crespelline con ricotta e abamela, che è una, la bamela, lo sappiamo, è un decotto di miele e polline. Pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor, si tú
me pagas con eso. Yo ya no te doy más de tu amor si tú me pagas con eso. Así. Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you could make it last. Why is it that we just lose control? Tú eres mi mujer, yo soy tu novio. Dame tu corazón y yo te doy. No me digas mentiras, pero yo soy tuyo. Mi amor es tan puro, yo te doy todo el amor duro. Yeah, you know. E noi siamo in compagnia di Felice Catasta, che è il preside dell'Istituto Alberghiero di Arzachena, non poteva certo mancare in questa occasione, a parlare intanto di quanto sia importante essere maître d'hôtel e poi come è cambiata anche la scuola alberghiera in questi ultimi anni con l'avvento di un turismo sempre più presente nella nostra isola. Sì, sicuramente oggi è una buona occasione per rinsaldare l'amicizia con l'associazione Amira, al pari di quello che avviene con l'associazione Cuochi, con tutte le altre associazioni professionali. L'Istituto Alberghiero di Arzachena è particolarmente sensibile e disponibile nei confronti delle associazioni professionali allorché si mettono in relazione con le aziende del territorio. Noi abbiamo come filosofia quella della costante apertura dell'Istituto Alberghiero a tutte le realtà del territorio gallurese. Ci proponiamo come istituto di riferimento alle aziende, ma soprattutto ci proponiamo come operatori, come tecnici al servizio dell'industria turistica locale e sarda in genere. Ricordo che nell'Istituto Alberghiero di Arzachena sono presenti un centinaio di ragazzi che provengono da altre zone della Sardegna che scelgono di venire da noi. I rapporti con le aziende locali sono ottimali, noi vogliamo contribuire a incrementarli ulteriormente proprio per una visione turistica complessiva. Ecco, il turismo è dato da offerta del prodotto che la natura ci ha regalato, che la competenza e la sapienza dei produttori ci mettono a disposizione, ma che deve essere incrementato dal valore aggiunto della capacità professionali che noi vogliamo contribuire a formare in modo da rispondere meglio alle esigenze di quanti italiani e di altri paesi scelgono di venire in Gallura per godere dei vantaggi che questa terra offre. Ma quanto è cambiato il mondo dell'imprenditoria in questo settore? Ma sicuramente con la nascita della Costa Smeralda qui si è introdotta una grande rivoluzione. È passata da una fase che vedeva soprattutto le realtà locali al margine ad una fase che invece vede protagonista e c'è anche l'intento di coinvolgere tutti i tanti operatori locali. Quindi questo è l'aspetto più innovativo. La presa in carico da parte delle realtà locali di tutto il complesso sistema turistico unitamente alle grandi catene e alle grandi professionalità che hanno aperto questa strada. Si è parlato tanto di quanto sia importante poi il maître d'hôtel al servizio del cliente. Il maître d'hôtel fa la differenza. Certamente fa la differenza. Il maître d'hôtel fa la differenza perché il cliente ha bisogno del maître d'hôtel per trovarsi a suo agio nel ristorante. Quando va a tavola deve essere come se fosse a casa sua. Il maître d'hôtel comunque gestisce anche il personale poi in qualche modo, no? Certamente, ma un maître d'hôtel come minimo ha una brigata di 20-25 persone sotto di lui, compreso lo chef de rang, compreso il commis, compresi gli apprendisti. Noi come sempre vi ringraziamo, l'appuntamento naturalmente è rinnovato alla prossima puntata, si parlerà spesso comunque di Amira e si parlerà spesso dei maître d'hôtel, perché quando comunque si discute quello che è il territorio e quello che sono i rapporti anche con il turismo, il maître d'hôtel sicuramente fa la differenza. Grazie Giacomino. Grazie a voi.
Ciao. Die Pro Die. In collaborazione con La Trattoria da Gesuino presenta i gustosissimi piatti. Il pesce fresco. Le grandi pizze. I vini più ricercati. La cortesia e la simpatia di Gesuino. La riscoperta dei sapori. Trattoria da Gesuino e a Torres 17, Sassari.